Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In un video articolo precedente ho esposto le argomentazioni per le quali ritengo che Bitcoin e ancora più blockchain costituiscano una rivoluzione tecnologica veramente imponente e abbiano un valore intrinseco elevatissimo, capace di rivoluzionare la società e avere un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. Però, per quanto mi riguarda, questo costituisce il futuro. Oggi invece la situazione è ben diversa e guardando un po' il mercato ho trovato tutte le caratteristiche che, per definizione, costituiscono una bolla speculativa che potrebbe scoppiare molto presto. Seguimi e ti racconterò perché. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Oh ragazzi, prima di cominciare, che sia ben chiaro che non sto dicendo che Bitcoin costituisca una truffa, non sono contro la tecnologia della blockchain e ritengo veramente che le criptovalute abbiano un valore intrinseco, non fraintendetemi, però per quanto mi riguarda non è questa la situazione di oggi, semplicemente per questo motivo. Se prendiamo Wikipedia ad esempio e cerchiamo la definizione di una bolla speculativa, troviamo scritto quanto segue, che si tratta di un'impennata di prezzo di un titolo o di un bene che si può ricondurre all'irrazionale euforia di soggetti economici convinti che una nuova industria, un nuovo prodotto, una nuova tecnologia potranno offrire cospicui guadagni e registrare una crescita senza precedenti. La corsa all'acquisto provoca un aumento del prezzo che conferma agli occhi di molti la bontà della precedente previsione e quindi questo scatena una valanga sostanzialmente di acquisti più o meno automatici, tutti entrano, tutti cominciano a comprare. Ragazzi, se questo non è esattamente quello che è successo con le criptovalute negli ultimi periodi, non so cosa possa essere. Quindi, dal punto di vista della pura definizione, le criptovalute sono attualmente una bolla speculativa. Notiamo bene che nella definizione che abbiamo appena dato non c'è alcun riferimento al valore intrinseco del bene che è oggetto della bolla speculativa, ma semplicemente del suo andamento di prezzo, quindi un'esplosione molto alta. Questo potrebbe costituire appunto l'aspetto di bolla, ma non significa che il bene non abbia un valore intrinseco, significa semplicemente che il prezzo è cresciuto troppo rapidamente. Perché dico che il prezzo è cresciuto troppo rapidamente? Beh, perché se cominciamo a guardare un pochino la situazione del mercato attuale, dobbiamo farci una domanda molto diretta e molto semplice. Quanti sono gli esercenti che oggi accettano Bitcoin? Tradotto, in quanti negozi possiamo andare con i nostri Bitcoin come se fosse una cosa che si può toccare, ma va bene, in quanti negozi possiamo andare online oppure offline con il nostro wallet Bitcoin ed effettivamente pagare per beni e servizi? La risposta è talmente pochi che fanno notizia quando ci sono dei negozi che accettano effettivamente i pagamenti come Bitcoin. Ad esempio, se guardiamo gli articoli che ho trovato in giro per il web, ho trovato titoloni come l'alta moda si paga in Bitcoin, come se appunto fosse una cosa completamente nuova, perché lo è, ci sono veramente pochissimi casi. Un altro titolo che ho trovato su un quotidiano locale è l'azienda accetta i Bitcoin ma nessuno li utilizza. Quindi di nuovo il fatto che ci sia un'azienda che accetta Bitcoin per i pagamenti è una cosa talmente strana e talmente rara che la stampa generalista si sente in dovere di darne notizia. Quindi che cosa succede? Che la maggior parte dei negozi e degli esercenti, che sono pochissimi, ma hanno comunque deciso di accettare Bitcoin, lo fanno probabilmente non tanto perché ritengono che abbia un potenziale intrinseco, ma semplicemente perché vogliono sfruttare questo eco mediatico, questa amplificazione del messaggio, per farsi un po' di possibilità gratuita. Sono pronto a scommettere che la maggior parte dei negozianti che non sono appassionati di criptovalute, di tecnologia, eccetera, converte immediatamente i Bitcoin che riceve per il pagamento portandoli in valuta fiat, quindi in euro o in dollari, perché semplicemente l'hanno accettato come mezzo di pagamento ma non ne riconoscono il valore, lo trasformano immediatamente in qualcos'altro senza effettivamente depositarlo in attesa che si rivaluti. Questa secondo me è già un segnale forte che le criptovalute sono esplose troppo in valore
di prezzo, semplicemente perché non c'è stato in questo aumento di prezzo, lo ripeto, un'adozione da parte del mercato e dell'economia reale. Fatemi fare un altro passettino laterale. Guardiamo la capitalizzazione di mercato di PayPal. Vale circa 90 miliardi di dollari e si tratta di un business che funziona, cioè PayPal, chi di noi non lo conosce? È un marchio conosciuto un po' da tutti, vi sono centinaia di migliaia di siti che lo accettano come modalità di pagamento. Genera un volume di utilizzo per l'acquisto di beni e servizi veramente enorme. I numeri che ho trovato parlano di 2 miliardi di dollari al trimestre, con una crescita attuale, con una crescita annuale in doppia cifra percentuale, quindi 10, 15, 20% ho trovato. Quindi è un servizio conosciuto da tutti, viene utilizzato un po' ovunque, è possibile anche pagarci le ricariche telefoniche, quindi non solo online ma anche offline. PayPal lo conosciamo tutti e l'abbiamo utilizzato tutti. Quanto vale? Abbiamo detto 90 miliardi di capitalizzazione totale. E Bitcoin in proporzione quanto vale? Beh, in un periodo come è stato aprile 2018, quindi il primo trimestre del 2018, Bitcoin ha avuto una forte flessione, come tutti ricordiamo. In quel periodo valeva 114 miliardi di dollari. Quindi prendiamo i 90 miliardi di dollari, li confrontiamo con i 114 miliardi di Bitcoin e ci rendiamo conto che in questo momento, o comunque in un momento in cui Bitcoin tirava comunque molto poco ed era in uno dei minimi relativi del suo ciclo comunque di crescita, Bitcoin valeva comunque più di PayPal. Per quanto mi riguarda, questo è un segnale di allarme fortissimo, nel senso che ci sono due prodotti e due circuiti di pagamento in cui uno viene utilizzato tutti i giorni, è conosciuto, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto, che è PayPal, che vale meno di Bitcoin, che nessuno utilizza per le transazioni. Quindi chiaramente c'è una disconnessione fra quella che è la realtà del mercato e quello che è il prezzo e il valore attribuito a Bitcoin in questo esatto momento. Ovviamente mi aspetto già che mi inondiate di commenti dicendo che PayPal e Bitcoin sono due cose completamente diverse, perché PayPal è un circuito di pagamento mentre invece Bitcoin è una criptovaluta, quindi sarebbe più simile ad una moneta che non a un circuito di pagamento. Vi dico che avete perfettamente ragione, però d'altro canto Bitcoin è talmente nuovo e le criptovalute sono talmente innovative che è molto difficile trovare un paragone effettivamente calzante. Ritengo che quello di PayPal, o comunque di un circuito di pagamento, sia il tipo di prodotto più simile che possiamo accostare a Bitcoin per fare una valutazione di mercato. Se ci piace di più, possiamo fare un confronto con Bitcoin e Visa, però attenzione, perché di nuovo i numeri che ho trovato non sono molto incoraggianti, nel senso che Visa vale 270 miliardi di dollari secondo i numeri che ho trovato, quindi Bitcoin varrebbe più o meno il 40% di Visa. Non mi risulta che il 40% delle transazioni mondiali vengano effettivamente fatte con Bitcoin. Saranno, se vogliamo, lo 0,01 per l'acquisto di beni e servizi reali, tutto il resto è trading e speculazione finanziaria. Ma di nuovo, non possiamo pensare che un prodotto come Bitcoin, che vale il 40% di Visa, nonostante di nuovo ci sia questa fortissima disconnessione e differenza in termini di utilizzo, secondo me c'è di nuovo qualcosa che non va, e questo è un segnale e un campanello di allarme. Vogliamo allora argomentare che Bitcoin non stia realmente svolgendo la propria funzione di denaro virtuale, di metodo di pagamento? Vogliamo dire che sia stato, che venga utilizzato oggi soprattutto come deposito di valore e quindi sia molto più simile all'oro che non al denaro contante? Mi sta benissimo. Però di nuovo, ragazzi, è un deposito di valore estremamente instabile, quindi in questo momento non sta svolgendo molto bene neanche questo ruolo, nel senso che comunque se guardiamo ad esempio l'oro, all'argento, i metalli preziosi o tutto quello che generalmente viene utilizzato come deposito di valore, ha un andamento di prezzo che certamente segue il su e giù del mercato. Più ad esempio l'economia si indebolisce e più l'oro cresce di prezzo e viceversa.
però comunque ha un andamento che possiamo pensare sia più o meno prevedibile o comunque abbia una volatilità relativamente ridotta. Bitcoin invece ci sono stati momenti in cui nel giro di poche settimane ha perso il 60-70%. Pensiamo ad esempio alla differenza che c'è stata tra dicembre 2017 ed i primi trimestri 2018. Il prezzo è precipitato, ha superato nel momento più basso il 70% di svalutazione del valore. Quindi chi ha comprato Bitcoin in dicembre, considerandolo un buon deposito di valore, è rimasto abbastanza fregato, soprattutto se non ha fatto un ragionamento sul lunghissimo periodo. Quindi di nuovo, se vogliamo dire che Bitcoin abbia un prezzo molto elevato perché in questo momento venga utilizzato molto come deposito di valore, fatemi dire che è un po' una forzatura, perché non è molto buono come deposito di valore, nonostante abbia un sacco di buone qualità, che possa essere facilmente suddiviso, facilmente trasportabile, facilmente inviato. Però comunque fatto sta che il prezzo in questo momento non è neanche lontanamente paragonabile a quello dell'oro, ha una volatilità esagerata. Inoltre abbiamo già detto in un video articolo precedente che qualsiasi bene o oggetto può essere considerato un deposito di valore se c'è un mercato costituito da una community di persone abbastanza ampia da garantirlo sul tempo. In questo momento Bitcoin e tutte le criptovalute sono sostenute semplicemente da una piccola nicchia di appassionati, che possiamo dire sia una nicchia larga certamente, ma pur sempre un piccolo gruppo di persone, non è qualcosa di accettato universalmente come può essere l'oro. Quindi c'è anche il pericolo, per chi lo utilizza il Bitcoin e le criptovalute come deposito di valore, che questa community si sfaldi più o meno rapidamente. Guardiamo semplicemente a quello che è successo di nuovo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, con il rapido crollo di prezzi, un sacco di persone sono uscite in panico dal mercato delle criptovalute, quindi la community si è ristretta ancora di più. Questo è un potenziale pericolo appunto per la garanzia del prezzo sul medio periodo e quindi sulla bontà dell'utilizzo di Bitcoin come deposito di valore. Tutto il discorso che ho appena fatto è ovviamente incentrato su Bitcoin, però vale anche per tutte le altre criptovalute che si pongono come mezzo di pagamento, quindi ad esempio penso in particolare a Litecoin o a tutte le altre infinite monete che vediamo in circolazione e nel notiziario tutti i giorni. Però se spostiamo l'attenzione sulle piattaforme, la situazione secondo me non è troppo incoraggiante e vale esattamente lo stesso discorso. Ad esempio parliamo di NEO, ARK, NULS ed Ethereum. Sono progetti che si pongono ad esempio come piattaforma sulla quale costruire nuove blockchain. Ad esempio uno il motto di ARK, bellissimo progetto, mi piace molto, è Point Click Blockchain. Quindi che cosa fa ARK? Si pone come una soluzione per realizzare progetti su blockchain molto rapidamente, è disponibile in moltissimi linguaggi, è utilizzabile un po' indipendentemente da quali siano le competenze del programmatore, perché consente rapidamente di creare servizi su blockchain. Fantastico! Quali sono questi servizi che si sono creati su blockchain? Beh, che io sappia non c'è niente che abbia avuto veramente un impatto rilevante a livello mondiale. Nascono certamente molti progetti, però la maggior parte sono semplicemente, ad esempio guardiamo al mercato di Ethereum, delle ICO. Quindi cosa fanno? Si pongono come un progetto su blockchain che vuole risolvere un qualsiasi problema, però in questo momento cosa fanno? Rilasciano nuovi token. Quindi di nuovo il mercato sembra essere molto chiuso, perché semplicemente queste piattaforme vengono utilizzate per lanciare nuove token, nuovi gettoni e nuovi progetti che hanno alla fine come utilità pratica in questo momento semplicemente generare nuove monetine e nuovi gettoni di vario tipo. Di nuovo, sul lungo periodo può esserci certamente un apprezzamento e tutti questi progetti che vengono lanciati possono realmente crescere ed esplodere di valore, però oggi tutto quello che è blockchain e servizi di piattaforma per creare questi progetti li crea, ma non vanno da nessuna parte, quindi anche i progetti stessi sono molto deboli oltre alla piattaforma stessa. Un progetto che secondo me può essere considerato come un caso campione è Steemit, quindi la piattaforma di blogging
sulla quale si sono raccolti moltissimi appassionati, c'è molta gente che scrive, che legge, che commenta, perché c'è un incentivo economico. Ma in che cosa, come viene pagato questo incentivo economico? Viene pagato in moneta Steam, quindi nella criptovaluta propria del progetto. Non c'è niente di male, però chiediamoci qual è il modello di business, ovvero Steemit, come sta guadagnando la moneta con la quale paga i propri utenti in questo momento? Beh, no, non c'è nessun modello di business in questo esatto frangente. Il sito non mostra pubblicità, non consente agli utenti di fare donazioni oppure di sottoscrivere degli abbonamenti premium, di incassare qualche tipo di denaro, quindi quello che fanno è semplicemente hanno un enorme bacino di Steam, di moneta Steam a disposizione con la quale pagano tutti quelli che contribuiscono al sito. È un mercato chiuso, quindi sganciato dall'economia reale, stanno stampando moneta che danno via un pochino a tutti i partecipanti, però per quanto mi riguarda tutto l'ecosistema diciamo vive di vita propria e quindi ci sono tutte le carte in regola perché si tratti di una di un Ponzi, di uno schema Ponzi. Ovviamente per quanto mi riguarda Steam e Steemit secondo me sono progetti interessanti e l'aspetto del Ponzi lo vedo un pochino come un effetto collaterale del fatto che non è ancora chiaro quale sia il modello di business, non che sia una truffa e non che si tratti qualcosa di volontario, però in questo momento, ripeto, essendo sganciati dal flusso di denaro dell'economia reale che gli permette di incamerare vero denaro vendendo un servizio o un progetto, manca completamente di un flusso di cassa, di un modello di business, paga gli utenti con i propri gettoni, c'è una forte puzza, appunto, ripeto, di qualcosa che non va. Un altro indicatore secondo me molto pericoloso per quanto riguarda il fatto che possiamo essere in una bolla, anzi per quanto mi riguarda siamo in una bolla speculativa per tutto il mercato delle criptovalute, è che si sta utilizzando un po' il termine blockchain e la tecnologia blockchain anche quando in realtà non ce ne sarebbe alcun bisogno, semplicemente perché c'è un grande interesse del pubblico e della stampa su tutto quello che riguarda questa nuova frontiera dell'evoluzione tecnologica e quindi si utilizza blockchain anche quando il servizio che si vuole implementare funzionerebbe perfettamente bene tramite un'infrastruttura tradizionale, forse anche sarebbe anche più semplice da realizzare e sarebbe anche molto più veloce per mille motivi che non approfondisco in questa serie. Però si spiaccica comunque il marchetto blockchain e l'adesivino blockchain perché è quello che tira in questo momento. Ci sono anche alcune derive di questa cosa, ad esempio guardavo a Revain, che è un servizio che mira a risolvere il problema della falsificazione delle review che gli utenti lasciano quando comprano qualcosa. Come sappiamo un sacco di queste review sono false, vengono inserite dai produttori stessi oppure sono di scarsa qualità. Cosa si sono inventati quelli di Revain? Un servizio su blockchain che ricompensa gli utenti che lasciano delle recensioni reali, ma comunque dicono che c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che ci sta dietro, ma per quanto mi riguarda non capisco che cosa c'entri la blockchain e la struttura dati distribuita con la necessità di risolvere il problema della falsificazione delle review. Non è che con la trasparenza che si vede chi ha lasciato una certa review, uno username, comunque perché questo è il livello di approfondimento che possiamo aspettarci, si risolva il problema delle false recensioni lasciate dai produttori stessi o delle recensioni di scarsa qualità. Semplicemente si poteva fare la stessa cosa con un'infrastruttura server tradizionale, però non si è fatta probabilmente per mettersi in coda al fenomeno della blockchain. Cito un altro paio di casi nel quale la criptovaluta secondo me non ha nessun motivo di esistere. Dogecoin, ne ho già parlato a lungo nell'altro mio video. Dogecoin è un progetto con una capitalizzazione di diversi milioni di dollari, si parla di 300 milioni di dollari, ma è un progetto che non viene aggiornato da molti anni. Lo stesso ideatore ha detto che l'ha lanciato come scherzo, non si aspettava che crescesse così tanto, proprio perché la tecnologia è rimasta molto indietro. Ciononostante rimane ancora
al momento in cui registro questo video nella top 50 delle criptovalute a maggiore capitalizzazione e anche superiore a progetti ad esempio come Navcoin, che è un'ottima moneta, c'è tantissima evoluzione tecnologica, ma Dogecoin rimane sopra semplicemente perché è partito prima e quindi è avviata una fase di speculazione su questa moneta che la tiene artificiosamente molto in alto, ma non che sia meglio di molti altri progetti che sono posizionati più in basso. Cito di nuovo il progetto Steemit e la criptovaluta Steem. Non posso farmi meno di chiedere: ma perché Steemit non paga in Bitcoin? La risposta è semplicemente che possono battere cassa direttamente e quindi utilizzare la riserva di gettoni Steem che hanno in cassaforte per pagare l'utenza e quindi possono, come dire, pagare immediatamente senza bisogno di generare un vero modello di business. Ma queste cose, amici miei, non stanno in piedi perché, ripeto, sono completamente disconnesse dalla realtà dei flussi di cassa. Guadagno X, posso permettermi di pagare X meno 1, meno 2, a seconda di quello che è il mio profitto. Invece in questo modo non guadagno niente, ma pago tutti perché ho una riserva di denaro che ho tenuto in cassaforte apposta per realizzare questo progetto. È un chiaro segnale d'allarme, secondo me. Parlo anche rapidamente di progetti, ad esempio come Dentacoin. Si tratta di un progetto che vuole utilizzare una propria criptovaluta per pagare i servizi odontoiatrici. Non posso fare a meno di chiedermi: ma perché Dentacoin? Perché non hanno fatto questa cosa basandosi su Bitcoin? E ritorniamo nello stesso ciclo e circolo vizioso del discorso di stampare valuta che abbiamo detto poco fa. Ok, ma possiamo dire: chi investe oggi in criptovalute lo fa perché si aspetta che l'adozione, perché di questo si parla, di un problema di adozione, possa crescere rapidamente anche nel breve periodo. Per quanto mi riguarda, io ho fatto una piccola analisi complessiva della tecnologia, di quello che ha a contatto con noi utenti, delle interfacce, delle modalità di utilizzo, e francamente ritengo che prima che tutti questi strumenti possano arrivare alla portata delle persone di tutti i giorni ed essere realmente utilizzate su larga scala, secondo me c'è ancora un mare di lavoro da fare, c'è ancora un mare di miglioramenti da portare avanti. Ovviamente sto parlando di un livello di usabilità che si vada oltre a quello che è oggi, perché oggi, ragazzi, io e tutti quelli che seguono le criptovalute sono probabilmente degli appassionati di computer, di informatica, di economia, ci lavorano, ci trafficano, usano le mail, usano i servizi web, quindi è un pubblico che ha delle buone competenze a livello di informatica pratica da utilizzare tutti i giorni, quindi è in grado ad esempio di scaricarsi il wallet, configurarlo, fare il backup delle proprie chiavi private, conservarle al sicuro, magari fuori da un PC, magari acquistare una chiavetta, un dispositivo hardware per la conservazione delle criptovalute. Quindi diciamo ha già un buon livello di abilità con queste cose, ma per le persone di tutti i giorni, che quello che fanno generalmente è utilizzare il telefonino per guardare Facebook oppure Instagram, o messaggiare con WhatsApp, leggere magari il giornale quando va bene, che è una cosa che viene fatta sempre di meno, leggere comunque le notizie. Però qui ci si ferma, mal che vada queste persone utilizzano l'email, però ho notato che la maggior parte delle persone si sta sganciando dall'email perché la ritiene troppo complicata da gestire rispetto alla messaggistica istantanea. E non stiamo parlando di lanciare razzi su Marte, stiamo parlando di email. Per tutte queste persone il modello di interfacce utilizzate per i servizi di blockchain è semplicemente irraggiungibile. Ovviamente molti di voi mi potranno dire: ma perché queste persone non basta comprarsi un dispositivo hardware fisico, un wallet fisico come un Nano Ledger o tutte le altre dispositivi analoghi? La mia risposta è: ragazzi, questi affari costano 100 euro al pezzo. Non possiamo pensare che tutte le persone che magari hanno acquistato magari 100 euro o vogliono entrare nel mercato delle criptovalute con 100 oppure 150, 1000 euro, esageriamo, 1000 euro, siano disposte ad acquistare 100 euro di Nano Ledger, perché 100 su 1000 sono già il 10%. Non è pensabile che le persone investano tutta questa somma percentuale semplicemente per avere accesso a questo strumento.
Fatevi questa domanda: se PayPal chiedesse di versare 100 euro, di versargli a fondo perduto 100 euro per aprire l'account e cominciare ad utilizzarlo, ma pensate veramente che potrebbe aver raggiunto l'adozione che ha oggi? È impensabile. Ma anche se fossero solo 10 euro, PayPal non sarebbe esploso così tanto che come ha fatto, proprio perché la registrazione è gratuita. Invece, se pensiamo di risolvere il problema della conservazione, della semplificazione delle criptovalute tramite i dispositivi hardware da 100 euro, anche solo 50 euro se mai dovessero scendere, secondo me siamo fortemente fuori strada. Quindi ragazzi, in questo video ho esposto le ragioni per le quali ritengo che Bitcoin e criptovalute tutte siano sopravvalutate e che costituiscano in questo momento una bolla speculativa utilizzata solamente da chi sta cercando di guadagnarci sul breve o medio periodo, più breve che medio probabilmente, però questo è lo stato del mercato. Perché la situazione possa cambiare, mi aspetto che si verifichino almeno tre cose. La penetrazione presso il grande pubblico deve aumentare, quindi è necessario che ci siano molti più esercenti che accettino modalità di pagamento. Sarebbe già buona se quelli online, la maggior parte degli store online, cominciassero ad accettare criptovalute. Ovviamente l'esplosione, la garanzia sarebbe se anche i negozianti fisici di tutti i giorni fossero effettivamente in grado di farci comprare con Bitcoin e altre cripto, però non voglio arrivare a tanto, mi basterebbe i negozi online, di cui in questo momento non c'è traccia. Di nuovo, la mancanza dei progetti utilizzabili tutti i giorni su larga scala basati su Ethereum e tutte le altre piattaforme per me è un fortissimo indicatore, e appunto la complessità, come ho detto poco fa, di utilizzo per gli utenti di tutti i giorni. Per questi motivi ritengo che in questo momento chi investe su blockchain e Bitcoin lo faccia semplicemente come bolla speculativa. Per quanto mi riguarda, pur sapendolo, sto continuando a farlo per un semplice motivo: io ho intenzione di conservare la maggior parte delle criptovalute che ho acquistato sul lunghissimo periodo, e poi comunque ci ho investito una somma estremamente ridotta, della quale, se per caso tutta questa cosa dovesse scoppiare, dovesse andare a zero domani, avrei comunque perso una cifra di denaro reale veramente molto bassa, della quale francamente mi importa poco o niente. Chiaro che sul denaro non si sputa mai, però ho comunque investito una cifra talmente bassa che non avrebbe un impatto concreto sulla mia vita di tutti i giorni. In quest'ottica certamente possiamo pensare di buttarci in questa bolla speculativa, anche se riconosciamo che di tale si tratta. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, che trovi sempre qui sotto, e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!